Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Prima di tutto, come al solito, iscrivetevi al canale. Allora, io non sono una grande collezionista, non mi fisso troppo sulle cose, però ho un paio di collezioni interessanti. Ovvero, a parte quella delle schede telefoniche dei francobolli quando ero piccola, ma non so neanche che fine hanno fatto. Una delle mie due collezioni interessanti è ovviamente il bracciale di Pandora, che è nato più come un regalo, mi è stato regalato da mia madre tanti anni fa, ormai parliamo forse di 5 anni fa, e da quel momento ogni volta che c'è un compleanno, un Natale, un'occasione, si è aggiunto un pezzo. È diventato inevitabilmente una collezione. Il problema è che da un bracciale siamo passati a tre bracciali. Due quasi pieni, uno è quello di cuoio e ci sono pochi charm che sono stati tolti da quello principale perché non c'entravano più. Inoltre c'ho anche qualche pezzo di Pandora Me, la nuova collezione, quella con i ciondolini piccoli piccoli. Quindi oggi vi faccio vedere tutti i pezzi della mia collezione Pandora. Intanto direi che smontiamo i bracciali perché ci vorrà un po'. Ok, ci ho messo tantissimo ovviamente perché i ciondoli sono tantissimi, perciò ve li faccio vedere velocemente. Allora, questi semplici, diciamo, sono tra i primi che ho ricevuto. Quindi allora, facciamo così, ve li faccio vedere velocemente e vi metto le foto di tutti quanti, così si vedono nel dettaglio. Questo qui che è il classico open work, quindi il fiorellino. Questo con il cuore. Questo che credo non si trovi assolutamente più in commercio, che è quello con le pietre turchesi. Poi anche questo era un'edizione limitata, era una vecchia edizione, è un cuore tutto con delle pietruzze nere. Qui c'ho il cuore intrecciato. E questo qui che è quello con tutti i cuoricini. Allora, tutti quelli che sono fuori produzione, in realtà la maggior parte li ho acquistati all'outlet perché noi prima abitavamo in Piemonte e a Serravalle dentro l'outlet c'è il negozio Pandora che vende le vecchie collezioni a prezzi tra l'altro stracciati rispetto al costo effettivo dei ciondoli. Infatti lì ho fatto ottimi affari per il bracciale. Poi, quando mia madre mi ha regalato il bracciale, mi ha regalato anche questo qui, che è la metà del cuore con scritto mamma e lei c'ha la metà con scritto figlia. Ecco qua, ora abbiamo pure l'ospite. Allora, poi c'ho quelli dell'amicizia, ovvero la metà del cuore con scritto best friend, l'altra metà ce l'ha Emanuela. E poi ho questo dove c'è scritto gli amici sono la famiglia che ti scegli. Storia curiosa, affascinante, quasi tutti quelli che mi hanno regalato questo non sono più miei amici. Però alcuni sì, e l'importante è quello. E poi abbiamo, questi sono questo è uno degli ultimi usciti, l'arcobaleno, che era nella stessa collezione, se non erro, di questo, che è l'unicorno, uno dei miei preferiti. Adoro questo, qui è bellissimo. E di questi ce ne sono tanti altri, infatti, se qualcuno vuole fare un regalo per Natale. Anche se non c'entrano quasi più nel bracciale, ma vabbè. A Pasqua un anno ho ricevuto il gufetto. O la civetta, non so se è un gufo o una civetta. Questo forse è veramente uno dei miei preferiti, cioè il cuore zebrato. C'è anche quello leopardato. Però, vabbè, la mia passione sono le cose zebrate da sempre, quindi. Poi, questo che fa sempre bene averlo. È il cornetto della fortuna, però vi dico che questo è già il secondo che cambio perché si leva lo smalto dalla punta. Allora, la prima volta me lo sono fatto cambiare, era in garanzia. La seconda volta si è rotto poco dopo, però me lo sono tenuto così, tanto è inutile che lo cambiavo tutti i mesi. Ho una caffettiera di importazione perché questo qui l'ho preso da Pandora Germania. Ne ho due dedicati ai cagnolini perché, come sapete, noi siamo pieni di cagnolini. Quindi ho il cagnolino classico, ma soprattutto
il cagnolino questo nuovo, che però vi dirò non ho capito perché l'hanno fatto con questo attacco qui, cioè invece che la classica vite sembra un ciondolo da mettere una catenina. Poi ne ho una serie regalati da mio marito, questo con il fiocco di neve. Questo qui che è uno dei, proprio dei primissimi che mi ha regalato, sempre fuori produzione, preso all'outlet, che è il mazzo di fiori con il ciondolino rosa smaltato. Questo qui con scritto Happy Birthday che mi ha regalato per un compleanno e l'abbiamo preso in Spagna. Ho questo qui dedicato al matrimonio con lo smoking da una parte e dall'altra parte l'abito da sposa. Questo qui, quello con la volpe, e c'ha anche il cielo stellato. E poi c'ho Me and You Forever con tutti i brillantini. Poi ne ho due dedicati al Natale, ovvero la casetta di Babbo Natale e Mamma Natale. Mamma Natale è carinissima. Il bracciale che contiene tutti questi ciondoli è il classicissimo bracciale con il logo Pandora, quindi quello più semplice di tutti. Mi sembra che la misura sia 17. A questo bracciale sono associate le due clip, queste classiche, le più semplici che ci sono, credo, e la catenella, questa qui, che è fondamentale per non perdere il bracciale, perché conosco ragazze che ne hanno persi anche completamente pieni. Muoio, cioè penso che l'idea di perdere il bracciale mi ucciderebbe. E questo qua è quello con scritto Forever, Forever Family, che è quel che me l'ha regalato mia madre, il bracciale con questo e le clip e un paio di ciondolini proprio per cominciare. Alcuni di questi ciondoli, quelli più semplici, li ho spostati perché non c'entravano più sul bracciale, questo qui che è quello di cuoio grigio con la chiusura classica con scritto Pandora. Si fanno due giri intorno al braccio. In realtà è comodissimo anche se si bagna perché io l'ho bagnato, ci lavo i piatti, non me li levo, quindi si asciuga, non si rovina. E in realtà riesci a mettertelo anche come choker con il ciondolino attaccato. Questo è molto carino. Mi piaceva anche rosa, però effettivamente così si mette meglio. Oltre questi, ho il ciondolo della Sagrada Famiglia. Questo qua preso in Spagna da mia madre, che però ho dovuto togliere perché tutti i maglioni si impigliavano alla guglia qua sopra, distruggendomi qualsiasi, cioè già gli altri si impigliano, ma questo è qualcosa di impressionante, cioè non si può portare, l'ho dovuto levare. In realtà la mia collezione continua con un bracciale completamente dedicato a Disney, quindi dal bracciale che ha la chiusura con tutti i topolini e i brillantini, stessa misura dell'altro. La catenina di sicurezza, idem, quindi con topolino, con le orecchie di topolino e i brillantini. E tutti i ciondoli Disney che ho sono su questo bracciale. Quindi le due clip che sono una quella bianca con Biancaneve e l'altra quella con topolino. Poi c'ho Topolino e Minnie che si baciano. Questo qui che rappresenta tutti i sette nani. La teiera con Chicco della Bella e la Bestia. La scarpetta di Cenerentola. E di Cenerentola c'ho anche il castello, ma idem come l'altro. Infatti, vedete, ci sono pezzi di maglione incastrato. L'ho dovuto togliere perché tira via tutti i fili. Cioè, veramente troppo, quindi l'ho dovuto togliere. Poi, Paperino. Di Paperino c'ho anche Paperina. Ah,
anche Topolino, ovviamente, non poteva mancare Minnie. Le coppie le ho fatte tutte, cioè mi piace che ci siano Minnie e Topolino, Paperino e Paperina. Luca mi ha regalato Bambi perché in realtà Billy assomiglia tantissimo a Bambi. Quindi Luca mi ha regalato Bambi. Mi ha regalato anche Topolino e Topolina abbracciati col cuoricino con scritto Love. Questo è carinissimo. C'ho i O di Winnie Pooh e c'ho anche Winnie Pooh. Però di questi non c'ho nessuna collezione completa. In effetti nel bracciale della Disney c'è ancora posto. Sappiatelo, c'è ancora posto. Per il compleanno quest'anno ho ricevuto la spilla, la famosa spilla Pandora Mi. Allora, è bellissima, la amo, ma pensavo fosse più grossa. Nel senso, mi immaginavo una bella spilla da balia con il cuore gigante che se la metti su una sciarpa, su una maglia, la impreziosisce. In realtà è così. Cioè, è veramente microscopica. Se la metti su una sciarpa la perdi, se la metti su una maglia pure. Io in realtà la metto all'orecchio, quindi la uso come orecchino. Alla spilla Pandora Mi ci sono attaccati 5 ciondolini. La corona, l'arcobaleno, lo smile, l'unicorno e il ferro di cavallo. Questa ve la metto grande sotto perché sono talmente piccoli che non si vedono. Questi ciondoli vanno bene anche per il bracciale Essence, perché mia mamma c'ha il bracciale Essence. Di Essence non si trovano più i ciondolini, ma questi qui ci entrano perfettamente. Quindi potete trasformare un bracciale Essence in un bracciale Pandora normale usando i ciondolini Pandora Mi. Inoltre ho anche degli orecchini, tre orecchini sempre Pandora Mi, che sono quelli piccoli piccoli venduti singolarmente tra i 10 e i 15 euro. La barretta con i brillantini, l'unicorno, sono veramente delle miniature, infatti anche di questo vi metto le foto, e il fulmine con i brillantini. Quindi, questa è tutta la mia collezione Pandora. Diciamo che per me non è un'ossessione, cioè non è che vado a cercare l'ultimo ciondolo uscito, però è un piacere ricevere un gioiello Pandora che va a completare i miei bracciali o comunque le mie collezioni quando ci sono degli eventi. Ergo, se mi dovete fare un regalo, sappiate che colleziono Charm Pandora. Te la cavi anche con poco e io sono super contenta. Tra l'altro, guardando questo video, avete visto quali ho e quali mi mancano. Quindi da questo video sulla mia collezione dei gioielli Pandora è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!